Bentornati al nuovo video sul canale di Danotalis. La scorsa volta, se non erro, vi ho parlato delle similitudini che ci sono tra Hitler e Voldemort. Bene, quest'oggi invece vorrei parlarvi dei vampiri, leggenda o realtà? I vampiri esistono o sono esistiti davvero? Forse sono solo una macabra favola? Diciamo che la verità si trova a metà strada tra fatti e finzione. Il vampiro è un essere mitologico, folcloristico, che sopravvive nutrendosi dell'essenza vitale, generalmente sotto forma di sangue, di altre creature, nonché una delle figure dominanti del genere horror. Di cui volevo parlare è che il fenomeno del vampirismo è legato a una rarissima malattia, il morbo di Gunther. Le cause scatenanti ricorrono ad un mancato enzima che porta ad avere anemie, urine nel sangue, retrattività delle gengive, pelle ipersensibile alla luce del sole e una repellenza all'aglio che causa un indebolimento aggravato alla malattia. In origini più remote, per descrivere questa malattia, non veniva mai usato il termine vampiro e non si faceva riferimento al morbo di Gunther. In effetti, si credeva che fosse una malattia nota di quell'epoca, la tubercolosi, causata da visite notturne da parte di un membro della famiglia morto anch'egli della stessa malattia. Ma ragazzi, non vi sembrano tutti fatti molto singolari? Andiamo ad analizzare, anche solo per un attimo, la figura fantastica del vampiro. Infatti, le varie leggende metropolitane descrivono i vampiri come esseri intolleranti al sole, all'aglio, con occhi iniettati di sangue e canini sporgenti. Il mito del vampiro ha origini antichissime. Ma l'immagine dello stesso, come noi la intendiamo oggi, nasce con il romanzo Dracula di Bram Stoker, da cui attratto dalla leggenda di Vlad III, che regnò in Romania tra il 1448 e il 1477. Andiamo ad analizzare l'etimologia di questo nome, chiamato Vlad Dracul, italianizzato Dracula, che significa letteralmente figlio del drago. Il suo soprannome, Vlad Tepes, sarebbe l'impalatore. Questo appellativo identifica il suo metodo preferito di esecuzione, che non sto qui a spiegarvelo, si intuisce già, e gli viene dato postumo nel 1550 circa. Sembra che lo stesso scrittore si ispirò alla malattia di Gunther per creare questo magnifico romanzo, dando al nostro amico vampiro un tocco personale, un'immagine demoniaca. Ah, e se posso darvi un mio parere, leggete questo libro perché merita tanto. Ormai l'immagine del vampiro è a puro scopo commerciale ed hollywoodiano. Basti pensare alla miriade di film, telefilm, tratti da questo personaggio, come Buffy l'ammazzavampiri, Twilight, Dracula, il cartone animato Hotel Transilvania e molti altri. Il filo conduttore tra realtà e fantasia è sempre più sottile. Perfetto ragazzi, anche questo video è terminato. Dimmi quello che pensi in un commento, lascia like e iscriviti al mio canale. A presto!